Benvenuti su Veie Games. Iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdere la priorità acquisita. Ciao a tutti e bentrovati con Veie Games e Resident Evil 7 completamente al buio. Allora, come sto facendo le altre volte, sto giocando, diciamo, sì, al buio, ma tutta la mia famiglia in questo momento è sveglia, quindi diciamo ho meno timore, ho meno paura. Certo, potrebbero esserci dei rumori sospetti, quello sì, ma quelli ci sono sempre in casa mia, anche durante la notte. Quindi diciamo che forse dal mio punto di vista sono un po' più tranquillo, poco lino. Allora, avevamo ucciso, per così dire, Jack. Quindi, tendenzialmente adesso non dovrebbe esserci più nessuno, a parte la vecchina qua, la vecchina del paese, che non è di certo una bella presenza. Però abbiamo recuperato due teste di cane. Non so se una l'ho già messa. Cioè, una l'ho già messa, manca l'altra. Ah sì, in realtà dovevamo anche sistemare un'altra cosa. Cerca il libro nell'area creativa. Ricreativa. L'area ricreativa è... Qua non c'è. Stanza di bambini, stanza dei genitori, postiglio, stanza, area ricreativa. E quindi al secondo piano dove eravamo prima. Poi, sapendo che non c'è più Jack in questo momento che ci segui, sicuramente aiuta. Qua non è. Deve essere qua. Tiro, scorte, che non possiamo accedere perché ci serve un altro tipo di chiave. Quindi qua siamo al piano di sotto in realtà. Punto, ci passiamo da qua. Cosa c'è? Ho un po' l'inventario più inventario pieno. Un po' di ordine, sono abbastanza maniaco io dell'ordine. A parte che secondo me ci vanno, ah ok, ci vanno un altro colpo almeno, infatti un 4 colpi, perfetto. Ok, adesso andiamo su. Ve l'ho detto, in realtà ora come non ci dovrebbe essere qualcosa di tragico, dobbiamo andare alla ricreativa. Casco, che vabbè, non ce ne facciamo nulla, però qua non c'era una bambolina. Va bene, ma ricreativa, se non ricordo male, era qua, ma mi ricordo di aver preso tutto della ricreativa. Però parla di un libro. Cercavo il libro. Eccolo qua il libro. E anche l'altra testa di cane ce l'abbiamo. Vediamo cosa c'è qua.
direi che qui abbiamo finito. Non so se c'è qualcosa qua dentro. Questi sono sempre utili. Qua, niente. Andiamo a mettere l'ultima testa di cane e riusciamo a uscire da questa maledetta casa. Non che abbiamo risolto tutto, però a me non passa avanti. Questa è la roulotte, la pistola rotta. Dovrebbe chiamare qualcuno. Ah, questi sono i gettoni. Qua c'è per vedere le videocassette. Ma questa è la famiglia Becker. Dove c'è della roba che non sembra che sia andata male. E qua c'è un gettone, una moneta antica, lo chiamo gettone. Ah, per prendere le varie, questi i gettoni servono per le monete antiche, servono per prendere questa roba qua, che se ne ho tre. Quello cos'è che faceva questo? Aumenta la salute massima, e questo aumenta la velocità di ricarica, magari di Zoe. Vabbè. Vediamo se riesco, se ho altre due monete antiche. Facciamo così, questa la mettiamo di qua. Oh, c'è anche questa, la pistola rotta. Kit di riparazione, qua ci pensiamo. Qua c'è la chiave dello scorpione, che attualmente non è che me ne faccia molto, che siamo usciti dalla casa. Quattro monete antiche ho, quindi con tre ci prendo per aumentare la salute. Io direi di usarlo. Ah, vabbè, 2 e 3. Quindi questo possiamo mettere via. Questa la usiamo. La piantina la mettiamo via. E poi apriamo la scatola a questo punto. Ok, sembra niente di che, però è sempre qualcosa. Ma se c'è qualcosa, vai, la pistola non la uso perché penso che me l'abbia data quando ho finito la prima volta il gioco. Qua c'è un po' di roba, fluido, cure, questa me la prendo. La rotta, le casse di cartone le ho aperte tutte. Protezione, perché ne abbiamo troppe, quindi questa la mettiamo qua. Questa spaziamo spazio per un'altra cosa. E ovviamente salviamo come facciamo sempre, ma proseguiamo perché almeno vediamo un altro po' del. La storia, anche perché non abbiamo fatto tanto a parte prendere. Ok, hai fatto, sei il primo a essere arrivato così lontano.
Allora cosa vuoi che faccia? Mi potrebbe far uscire da qui? Sì, Ethan, stammi a sentire. Io e la mia famiglia siamo tutti contaminati. Non posso andarmene via se prima non me ne libero. E vale anche per mia. C'è un modo per farlo. Ci serve il siero. Dovrebbe espellere questa cosa dal corpo. Sempre che non sia già troppo tardi. Bene, quindi dov'è? Se sapessi dov'è l'avrei già preso da molto tempo. Vabbè. Ma credo che mia madre ne abbia nascosto un po' da qualche parte nella vecchia casa. Beh, ma se lo troviamo, salverò mia e ce ne andremo, no? Sì, così me ne andrò. La vecchia casa è alla palude, non puoi sbagliare. Ok. Fa solo attenzione a mia madre. Tua madre? Sta attento, ti stanno cercando. La mammetta. Sì, giusto per non rifare la telefonata, tanto ci metto un attimo. Dovresti crepare. Allora. Mi ricordo che c'era qualcosa qua in giro. Magari mi sbaglio, eh. Preferisco cercare ora perché già mi ricordo che qua spunta qualcos'altro. Chiuso dall'altro lato. Bene. Non sembra non esserci nulla. Vabbè. Non ci facciamo troppi tarli. Ah, questa parte in realtà forse è quella che potrebbe far più paura tra l'inizio e questa, perché la madre non è così simpatica. Non simpatica come il padre, inteso. Il padre è simpaticissimo, se vogliamo. E voi non apprezzate la simpatia, ma sono veramente simpatico. Gli insetti non danno solo fastidio, fanno anche male, non credo che questo li ammazzo. Allora, vediamo se mi ricordo un po' cosa bisogna fare qua. Andiamo da questo lato. Lei è di sopra, non salire. Ricordate la casa, vero? Quella che abbiamo visto nella videocassetta, nel filmato dove c'è la mia. E qua bisogna trovare il pezzo che ancora non abbiamo. Impugnatura del bruciatore, perché a un certo punto avremo anche il lanciafiamme. Oh, finalmente. Avere degli slot in più fa sempre comodo. Non mi sembra che ci sia altro. Io salverei nuovamente, ma continuiamo ancora un po'. Io salvo, sono uno che salva spesso, non frega niente se l'obiettivo del gioco è... Cioè, magari... Se ci gioco 50 volte posso anche pensare di giocarlo senza salvare. Però boh, non so. Non ne vedo lo scopo.
Anche perché diversamente dagli altri Resident Evil, questo non è che ti dia chissà cosa se salvi poco. Ancora non c'è una mazza. Ok. Ah, via, 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 via. Cartucci con il fucile. Dove è sospesa quella cosa? Ah, ok. Non capivo dove fosse appoggiata. Poi c'era qualcos'altro. Sì, ok. Adesso andiamo dritti. Eccolo qua. Per il bruciatore. Erba. Se mi manca qualcos'altro per fare cammina. Ok, adesso abbiamo il lanciafiamme. Perché il lanciafiamme? Perché dobbiamo bruciare gli insetti. Gli insetti sono brutti. Cose che ancora non abbiamo trovato. Ammazzati tutti, sì. Ok. Quindi, come vedete, il lanciafiamme è molto utile contro gli insetti. Ah, contro questi però non uso il lanciafiamme. Non vale la pena. E quando c'è lo sciame, diciamo. Stai ferma. Non stanno fermi, vuol dire che stanno per attaccare, quindi è anche il momento giusto per ucciderle. Eccolo qua, stai. Devono stare ferme perché sennò non riesco a colpirle. Combustibile. Stesse fermo. Qua lì. Andata. Vado abbastanza tranquillo perché in realtà dobbiamo andare da un'altra parte. Sarebbe, cioè, potremmo, mi sa, anche evitarlo, però sono, si muovono come degli insetti, appunto. Oh my god, ancora qua. Ok.
Però io volevo prendere anche quello che c'era qua. Però abbiamo finito il combustibile. Si è acceso un po' sotto la stanza in amabile. Combustibile. Bene. Qua cosa c'è? C'è anche il maldello. No, la piantina. Bene. Mettiamo un po'. Lei non sale di sopra. Ok, fin qua ci siamo arrivati. Quindi dobbiamo andare di sopra, mannaggia la peppola. Abbiamo preso tutto quello che dovevamo prendere, che visto che dopo ci servirà. Però io a questo punto... Non è qua. Sì, ci serve quella cavolo di manopola che... Stimolanti, vediamo cosa c'è qua dentro. Il maldello, va bene. Non ci serve una mazza, ma va bene. Lì abbiamo preso tutto. Là non c'è una mazza, ma è meglio riguardare. Meglio riguardare, non si sa mai, magari mi sono dimenticato qualcosa. Ma sembra di no. Dobbiamo andare a arrivare dall'altra parte, quindi abbiamo sinceramente non ricordo esattamente, però avendo adesso ce n'è un'altra. Sempre comodo, ma il combustibile in realtà è utile per gli insetti, a me ne ho trovato utile solo per gli insetti, poi magari c'è qualche altra utilità. Di sopra qua ci sono già stati, stiamo girando in tondo, però intanto troviamo anche cose che ci servono. Io volevo tornare là dove avevamo salvato, perché perché è già passato il tempo. Controllo sempre se c'è qualcosa di utile. Fluido chimico, ma non abbiamo spazio. E non abbiamo spazio, e come lo facciamo? Così. Oh, guarda. Chi l'avrebbe mai detto che c'era qualcosa qua?
Allora, salvato. Togliamo un po' di roba che ci fa spazio e basta. Ah, questo lo teniamo. Però spostiamo tutto di qua. Sì, vabbè, non andiamo col coltellino. Ok, adesso cerchiamo. Sì, abbiamo preso gli psicofarmaci. Come si fa a prendere sta roba qua? Ok, preso. Qua dietro. Non mi ricordavo. Oh. C'è qua. No. Bene. Chissà se riuscirò a trovare tutte le bamboline. Secondo me no, perché riempirmi di psicofarmaci. Ethan? Ethan? Che c'è? Ehi, dacci un taglio, Mia. Voglio delle risposte. Lo so, è vero. Vorrei dirti tutto quanto, ma io ricordo solo qualche frammento, il resto è sparito. Papà, giusto? Ti spiace se prendo la mamma in prestito per un po'? Vabbè. Su, fa qualcosa! Non stare lì impalato! Ethan, aiuto! Merda! Ovviamente lo sapevo già, però... Non è che mi ricordo tutta a memoria, eh. Resta fuori di qui! Porca miseria. Spostati. Allora, lì non posso andare. Che c'è la STR la mezz'età. Eccoti qui. Maledetta. Non costringermi a rovinare quel tuo bel faccino. Ok. Ah, io potrei fare anche questo pezzo qua, ma visto che ormai è giunta ora tarda e mia moglie mi uccide tipo Margherita, direi che è ora di salvare. Vediamo se c'è qualcosa da mettere via. Io direi che mettiamo via la moneta antica. Quello ricaricato, quindi salviamo per l'ultima volta. Io penso che possiamo salutarci qui. Spero che il video vi sia piaciuto, anche se forse è stato meno pauroso delle altre volte. Mettete un like in questo caso e iscrivetevi al canale per non perdere la priorità acquisita. Ciao a tutti!